ragazzi, allora eccoci con un nuovo video. Sì, mi vedete qua spiattellata per terra perché non ho più un angolo dove poter girare o comunque fare un video con una visuale abbastanza decente. Questa devo dire che è quella un pochino. Cosa hai combinato? Che scappi? Quella un pochino più decente. Allora, iniziamo con questo video perché potrebbe diventare molto lungo. Ho tanti prodottini da farvi vedere. Zoe, ho tanti prodottini da farvi vedere perché questo è il video dei preferiti o delle ossessioni del mese di dicembre. Il video che ormai faccio da diversi mesi con la mia amica Serena, che ne approfitto per mandarle un grosso bacio, anche se noi ci sentiamo più volte al giorno tramite il telefono, quindi non mancano i saluti, però ci tengo comunque a salutarla e mandarle un grosso bacio. Adesso basta parlare perché se no viene troppo davvero lungo il video. Allora, iniziamo col beauty e poi i prodottini per la casa ve li lascio verso la fine. Allora, voglio iniziare a parlarvi di questo rossetto qua, che è il rossetto che ha caratterizzato praticamente tutte le mie feste. Sono stati due in particolare, due rossetti MAC. Ma questo mi è piaciuto tantissimo, ho aspettato parlarvene proprio perché volevo testarlo, volevo capire, volevo un attimo provarlo, anche perché a me non piace parlarvi dei prodotti in fretta e furia, perché voglio davvero dire la verità e voglio davvero provarli e testarli. Allora, questo rossettino qua è il rossetto di Patrick Star. Allora, è un youtuber che ha creato questa linea di make up natalizio, edizione natalizia, tanti make up che ha creato anche questa linea qua di rossetto. Se non sbaglio sono tre colori. Io ho avuto il piacere di provare questo qua, che è un rosso spento, è un misto tra rosso e bordeaux, comunque quello che sto indossando in questo momento qua. È bellissimo perché risalta molto le labbra, è davvero fantastico, tiene e a lunga durata. Io mi trovo veramente benissimo ed è, mi è piaciuto tanto il colore, mi è piaciuto il pack, mi è piaciuto veramente tutto, quindi ringrazio nuovamente l'azienda MAC per avermi inviato questo bellissimo rossetto, perché sono rimasta veramente soddisfatta, mi è piaciuto tanto. E questo qua è il Slide Ride, bellissimo, non ho altre parole che non bellissimo per parlare di questo prodotto, quindi lo straconsiglio ed è fantastico. Andando avanti, sempre per quanto riguarda bellezza, beauty così, vi voglio parlare dei capelli. Allora, questo mese qui è stato caratterizzato anche dal colore, sono andata finalmente a fare le mesh, quindi ho dato una botta di decolorazione ai miei capelli, ma ho trovato dei prodotti tramite il mio parrucchiere per curarli al meglio. Allora, innanzitutto un prodotto che mi sta aiutando veramente tanto per mantenere questo chiaro dei capelli è questo shampoo anti giallo. Allora, io ho sempre utilizzato quello della L'Oreal, mi trovavo molto bene per quanto riguarda proprio il fatto di mantenere il capello bianco, ma a un certo punto non sono più riuscita ad utilizzarlo perché all'inizio no, ma andando avanti ha iniziato a seccarmi tantissimo i capelli, cioè io finivo di passare l'anti giallo e mi sentivo i capelli totalmente secchi, quindi dovevo rilavarli con lo shampoo normale, mettere maschere, mettere creme. Diciamo che le maschere mi hanno salvata. E questo qua invece è della Nashi, è un prodotto top che ho acquistato dal mio parrucchiere
Ed è fantastico perché non sembra un antigiallo, si differenzia dagli altri antigialli perché rimane un capello morbidissimo, quindi non serve utilizzare nuovamente lo shampoo. Io faccio due giri con questo, allora il primo lo lascio a giro un pochino e il secondo tranche invece lo utilizzo proprio come uno shampoo. Poi è della Nashi, quindi prodotti assolutamente naturali, senza parabeni, quindi davvero toppissimo. E oltre che lasciare il capello bianco senza neanche dare quel tocco di viola che tanti antigialli danno, lo lascia veramente morbido e idratato, quindi sono molto contenta. Un altro prodottino che ho sempre acquistato dal mio parrucchiere è la piastra. Mi sono regalata la HD, la Platinum. Allora, ne ho sempre sentito parlare molto bene da Alessandra, infatti se l'è fatta regalare da Pierre a Natale. Quando ho fatto la decolorazione, indubbiamente il capello ha patito, non tantissimo, anzi infatti siamo rimasti molto contenti perché ha reagito molto bene a differenza di tante altre volte, però il capello ha patito. E mi sono resa conto che da quando ho il capello più lungo mi si brucia ovviamente di più, e una delle cause del fatto che il mio capello sia molto bruciato e rovinato sulle punte è data dalla piastra, perché da quando ho il capello lungo la piastra la passo tutti i giorni e anche 2 o 3 volte al giorno, dipende, perché poi a me piace il capello dritto, lo voglio in un certo modo, quindi la piastra mi capita a volte di passarla anche 2 volte al giorno, 3 magari no, ma 2 volte sì, e quindi ovviamente il capello soffre per questo. Mi è stata consigliata da Alessandra, da tante altre persone, questa piastra qui, perché è una piastra professionale, è una piastra che non danneggia più di tanto il capello rispetto alle piastre comuni e piastre ovviamente un pochino più economiche. Io ho sempre avuto super piastre economiche. Ne ho approfittato appunto perché ho fatto la decolorazione e sono rimasta molto contenta, perché quando la passo mi rendo conto che il capello non patisce come con l'altra, me lo lascia, non si vedono neanche più tanto le imperfezioni verso il basso, anche se sono leggermente bruciacchiati, io quando passo la piastra sembrano perfetti, la piega riesco a farla molto più velocemente, riesco a fare i boccoli, davvero è un'ottima piastra in effetti, come mi avevano già detto. Si scalda ma riesce a gestire il calore in base al capello, quindi davvero molto professionale. E quindi una delle scoperte, una delle ossessioni di questo mese è la piastra, proprio perché facendo crescere il capello ho bisogno di curarlo e tenerlo comunque e mantenerlo comunque bello, per evitare che succeda come è già successo mesi fa, che sono stata costretta poi comunque a tagliare i capelli perché erano completamente rovinati. Un altro prodotto che mi è stato dato insieme alla piastra è questo spray protettivo, e anche questo mi piace tanto perché io vado a metterlo sui capelli prima di fonarli e prima di passare la piastra. È un protettivo, quindi evita il contatto diretto con il calore sul capello, quindi anche questo davvero è stato per me una salvezza per quanto riguarda i capelli. Adesso passiamo invece a casa. Allora, ho dei prodottini qui che mi sono piaciuti veramente tantissimo. Allora, il primo prodotto di cui vi voglio parlare, ed è stata una scoperta, è questo Vetri Superfici. Allora, questo prodotto qui, intanto vado a aprire Zoe perché sennò non si dà pace. Allora, eccomi qua. Stavo dicendo, questo prodotto qui, che si chiama Premia, è un pulisci vetri senza aloni, efficace e profumato, che mi è stato regalato dalla mia amica Elena. Lei lo utilizza, ne è rimasta folgorata e quindi me l'ha regalato. L'ho provato e sono rimasta, adesso sto guardando i vetri perché in effetti li ho fatti da qualche giorno e sono perfetti. Sono rimasta molto molto contenta, mi è piaciuto tantissimo, lo sto utilizzando non solo per i vetri ma anche per gli specchi, e in effetti lascia un profumo buonissimo
e sapete che il profumo è comunque importante all'interno delle nostre case, ma non lascia assolutamente aloni ed è molto difficile trovare prodotti che non lasciano aloni. Io qualcuno l'ho già trovato e questo fa parte della categoria no aloni. Realmente è buonissimo il profumo, cioè veramente lo consiglio. Da me non so dove lo possano vendere, non mi ricordo dove l'ha acquistato lei, ma da noi non c'è. Comunque ve lo lascio qui sotto, glielo chiedo e poi ve lo lascio qua nell'info box, così se da voi c'è questo negozietto potete andarlo a prendere e provarlo e poi ditemi come vi siete trovati. A me piace tantissimo. Un altro prodotto per la casa che mi ha fatto impazzire tutto il mese è il mio è questo qua, dove voi praticamente all'interno andate a metterci l'acqua, adesso c'è ancora qualche goccino, andate a metterci l'acqua, andate a metterci all'interno quello che volete, oli essenziali che servono per magari profumare semplicemente la casa o per disinfettare la casa, lo attaccate alla spina e butta fuori vapore, vaporizzatore, butta fuori vapore. Allora, io questo mese qui ho utilizzato questi due prodotti. Allora, questo prodotto Escape che ho preso da casa diverso tempo fa, infatti l'ho praticamente finito perché ho iniziato a utilizzarlo nel bruciatore e adesso qua dentro mi è piaciuto tantissimo anche questa profumazione qua nera, è fantastica ragazze, la straconsiglio, è buonissimo, lo vendono da casa. E poi ho preso questo qua invece della Mille Fiori Natural Fragrance Rose Bouquet, e questo è molto più rispetto all'altro, è un pochino più fino, un pochino più elegante, è molto 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 buono, sa proprio di bouquet, mi è piaciuto tantissimo. Però l'ho utilizzato non solo per profumare la casa, ma questo mese qui l'ho utilizzato anche per disinfettare la casa, perché Mauro ha avuto l'influenza e quindi io l'ho lasciato acceso praticamente tutto il giorno, facendoglielo alternare un po' in camera e qui in sala, e quindi ha disinfettato un po' l'ambiente e l'ho utilizzato con all'interno l'olio 31. Così, oltre che a disinfettare appunto l'ambiente, aiutava lui proprio con la respirazione, col fatto che non stesse bene, l'ha aiutato davvero tanto, quindi sono rimasta molto molto soddisfatta. Se vi interessa, io questo qua l'ho preso da Maison & Cadeau, ma potete trovarlo ad esempio in questi giorni qua alla Lidl, quindi se vi può interessare andate alla Lidl, che c'è, non è così, però lo potete trovare e potete trovarlo da tante altre parti. Io l'ho pagato molto poco perché l'ho pagato 19,90 a confronto di prodotti che hanno un prezzo sicuramente molto più alto, perché li trovate anche 60, 70, 80 euro, ovviamente magari un pochino più grandi, contengono più acqua, però questo qua a me piace tanto e devo dire che è stato molto, ci ha aiutato tanto questo mese qui. Un altro prodotto per me top, adesso mi viene da ridere perché veramente mio marito mi ha preso in giro tantissimo, vi sto parlando di queste fettuccine qua, che chi mi segue su Instagram avrà già capito. Allora, queste qua sono le fettuccine che servono per accorciare i tendaggi di IKEA, le vendono sia con le tende, ma mi sembra li vendano anche a parte. Allora, per me queste qua sono state una salvezza. Come mai? Allora, normalmente quando io acquisto pantaloni o qualche vestito, qualche gonna che devo accorciare, li ho sempre portati da mia nonna. Mia nonna era un'infermiera e un'ottima sarta, quindi io fino a poco tempo fa, quando avevo da accorciare qualcosa, lo portavo alla nonna. Ultimamente mi dispiace perché comunque è stanca, fa la babysitter a Pietro, quindi si stanca già parecchio e ha già le sue cose, quindi mi dispiace caricarla ulteriormente, e quindi ho trovato un modo per aggiustarmi, perché io sono molto pigra, quindi dover uscire, andare a cercare una sarta, andarla a portare, poi andarla a ritirare, e quindi siccome mi piace molto aggiustarmi in maniera fai da te, ho cercato di aggiustarmi anche in quest'ambito qua e devo dire che ho trovato la soluzione. Praticamente queste fettuccine mi hanno aiutata ad accorciarmi
jeans, vestiti, gonne, mi sono accorciata qualsiasi cosa perfettamente. Ovviamente ci vuole un bel lavoro dietro, eh? Bisogna prendere la misura, bisogna disegnare tutto l'orlo che poi andate a girare, cioè non è che sia così facile, però devo dire che mi sono trovata bene con queste qua, praticissime, lavo le cose, non mi si è ancora staccata, quindi qualcuno mi ha chiesto, ma non è che lavando poi si stacca? No, almeno per ora le mie cosine non si sono staccate e io è già un po' che la utilizzo, quindi ho già provato a testarla in altre cose e non mi si è staccato niente. È semplicissimo perché basta che voi andiate a mettere questa fettuccina dove dovete accorciare, quindi magari nel bordino di un jeans o di una gonna, girate la stoffa, quindi ricoprite la fettuccina sia sopra che sotto con la stoffa, proprio come quando si fa un orlo, passate il ferro da stiro molto caldo e il tessuto si attacca, quindi davvero eccezionale, fantastica. Io ho accorciato jeans, quindi funziona col jeans, funziona col cotone, funziona con tanti tipi di tessuti. Quindi per me è stata una vera e propria salvezza questa fettuccina qua. Un'altra scoperta di dicembre è, vabbè, la macchinetta del caffè. Alessandra e Pierre e Pietro e Nea ci hanno regalato la macchinetta del caffè perché purtroppo la nostra ha avuto dei grossi problemi. Non siamo più riusciti a ripararla, quindi niente, non siamo più riusciti a riutilizzarla. Era proprio rotta, vecchia, ormai aveva tantissimi anni. E Alessandra e Pierre, appunto, ci hanno regalato la Dolce Gusto. Una scoperta è stata non tanto la macchinetta del caffè perché la conoscevo già, ma la scoperta sono state queste cialde qui, queste cialde. Adesso io ho preso questa qua, il cortado, ma c'è anche l'espresso, che ho acquistato grazie a tantissime ragazze che me l'hanno consigliate su Instagram, tra cui anche Jessica, che saluto e mando un grosso bacione. E niente, queste capsule sono quelle della Lidl, quindi una grande scoperta. Questo qua mi piace tantissimo, il cortado ormai è una droga, lo prendo mattino e pomeriggio, è una droga più totale. Mi hanno conquistata, cioè non riesco più a farne a meno, sono stata felicissima, poi io alla Lidl vado spesso e volentieri, quindi sono stata veramente contenta di aver trovato delle cialde a buon prezzo, perché ovviamente quelle della Dolce Gusto hanno un prezzo più alto, a un prezzo ottimo perché ho risparmiato tantissimo e sono buonissime, quindi grande, grande, grandissima scoperta. L'ultima ossessione, anzi penultima, innanzitutto questo mese qua che sono stata a casa mi sono data la pulizia più totale dei miei divani. Allora, da quando ho comprato il Dyson, molto spesso ve ne parlo perché per me è stata una grandissima scoperta. Ve ne avevo parlato anche l'altro mese e ve ne parlo nuovamente questo mese qua perché mi sono letteralmente orientata tutti i giorni su questo pezzettino qua che è quello per pulire i divani. Vi ho fatto anche un vlog, vi ho fatto vedere anche all'interno di un vlog come vado a pulirli, come li mantengo sempre puliti e questo è proprio il pezzo forte, cioè di tutto il Dyson questo è quello che io adoro di più in assoluto perché per me è stata una vera e propria salvezza, perché avendo un animale in casa e soprattutto avendo un animale che accede ovunque, quindi accede sui divani, sul puff, accede davvero ovunque, ho bisogno sempre di tenere la casa pulita, in ordine, lontana dai peli, per quel che riesco, per quel che posso. E questo qua mi ha aiutato. Per me il divano è sempre stata un'ossessione, ho sempre avuto un po' di problemi con il divano. Io utilizzavo innanzitutto i rotoli, poi ho utilizzato diversi aspiratori. Sì, ho il folletto, però non ho il pezzo per il divano, quindi io con il classico folletto non riuscivo a pulire i divani come volevo e questo mi ha letteralmente salvata perché mi toglie proprio il pelo dal tessuto. Cioè, io quando passo questo coso qua ho il divano perfetto. Veramente perfetto. Voglio dirvi che se non avessi trovato questa promozione per quanto riguarda il Dyson prima di Natale, avrei sicuramente prima o poi comprato anche solo questo pezzo qua, perché è quello che io utilizzo di più in assoluto e trovo veramente top.
credo che non ci sia niente, assolutamente niente in commercio che possa battere questo, perché veramente per la pulizia dei divani è qualcosa di stupefacente, veramente. Come ho detto anche all'interno del vlog, ha un costo, però ne vale la pena, soprattutto se avete animali che come la mia sale sui divani, è veramente eccezionale. E ultima cosa che ha caratterizzato il mio dicembre è il pigiama. Allora, innanzitutto, vabbè, la sua bellezza mi è piaciuto tanto, ve l'ho mostrato in qualche vlog, vi è piaciuto tantissimo. Adesso l'ho appena tolto dall'asciugatrice, quindi è molto profumato, e niente, questo pigiama qua vi è piaciuto tantissimo, l'ho utilizzato questo mese qua perché è molto natalizio, e devo dire il pigiama ha caratterizzato molto il mese di dicembre, perché è un mese dove io sono in ferie, quindi sono riuscita a riposarmi, a godermi di più la casa, a stare in relax, e veramente a stare comoda all'interno della mia casa. E devo dire che questo pigiama veramente mi ha aiutato tantissimo a rilassarmi sul divano, non mi toglievo neanche il pigiama, da tanto sta bene e da tanto mi sono rilassata. Quindi il pigiama devo dire che è una cosa che ha caratterizzato questo mese. Un'altra cosa che ha caratterizzato questo mese è lo stare in famiglia, è stata una delle cose più belle del mese di dicembre. Siamo riusciti a stare un po' tutti insieme, siamo riusciti a passare le feste insieme, siamo stati molto bene, ci siamo divertiti, ci siamo rilassati insieme, ci siamo fatti delle mangiate insieme. Quindi devo dire che il mese di dicembre per me è famiglia, perché riusciamo a stare veramente tutti insieme, cosa che normalmente non si riesce mai, perché lavorando oppure magari nel weekend uno va di qua, uno va di là, quindi non riusciamo mai a stare proprio tutta la famiglia insieme, sia la mia che quella di mio marito, che quella di Alessandra, proprio bello bello bello. Quindi la famiglia, il Natale, il vero significato del Natale che rappresenta dicembre, poi gli amici, che ovviamente vediamo tutto l'anno, vediamo forse più gli amici dei parenti, però ci siamo goduti proprio delle feste molto importanti insieme, quindi le amicizie, e basta, le lucine, l'albero di Natale, che ovviamente ho già dovuto togliere prima dell'Epifania, l'ho dovuto togliere, ma è successa questa cosa qui perché lunedì inizierò i miei lavori, quindi ho dovuto togliere già l'albero di Natale. Quindi l'albero, le lucine, il mese di dicembre secondo me è il mese più bello, il mese più ricco, il mese più prezioso, il mese che dobbiamo veramente portarci per tutto l'anno nel cuore, perché è un bel mese, è davvero un bel mese per tutti questi aspetti, non materiali come vi ho mostrato, ma veramente più intimi e più astratti, perché si parla un pochino più di sentimento. Quindi per me il mese di dicembre è il mese più bello in assoluto, il mese di dicembre è caratterizzato anche da tante nuove new entry, tanti nuovi iscritti che ringrazio, siete tantissimi in questo mese qui, siete aumentati tanto e sono contenta, vi do un grosso benvenuto all'interno del canale. Molto spesso mi dite che non commentate, che è la prima volta che commentate. Ragazzi, commentate, perché io ho bisogno dei vostri commenti, ho bisogno dei vostri scambi di opinione, quindi non abbiate paura, commentate anche solo con un ciao, a me fa sempre piacere leggervi e cerco sempre di rispondere a tutti. Non ho risposto forse proprio a tutti i messaggi sotto il periodo natalizio, ma abbiate pazienza, ho preferito veramente staccare un attimo e dedicarmi alla famiglia, e quindi sono stata un pochino meno dietro ai messaggi, li ho letti tutti, ma non sono riuscita comunque a rispondere, e basta. Io adesso vi mando un grosso bacio, ringrazio Serena perché mi sopporta e mi ha sopportato anche in questo mese di dicembre, vi invito ad andare a vedere il suo video gemello che vi lascio comunque qua o qua, non mi ricordo mai, e qui nell'info box. Vi mando un grosso bacio anche a Serena, e ci vediamo al prossimo video, ciao.